L'automobile è il mezzo di trasporto che più di tutti gli altri ha rivoluzionato la nostra vita. La sua diffusione esponenziale ha determinato lo sviluppo dell'importantissima attività industriale deputata alla sua produzione. Non tutti conoscono gli elementi principali di un'auto. Eccoli: la carrozzeria, il gruppo motore, gli organi di trasmissione, il treno di rotolamento, il sistema di guida. Il funzionamento è piuttosto agevole. Si gira la chiave. Il motorino elettrico d'avviamento e l'impianto di alimentazione portano il carburante dal serbatoio al motore, dove viene bruciato. L'energia termica prodotta viene trasformata in energia meccanica, che permette all'auto di muoversi. Questo meccanismo non vale per le auto ibride, che combinano un tradizionale motore a scoppio con un motore elettrico. Mentre circa il 69% degli italiani va al lavoro in auto, una piccola parte dei restanti opta per il mezzo pubblico per eccellenza, il treno. Come ben noto, il treno si muove su rotaie grazie ad appositi carrelli, su cui si appoggia la struttura delle locomotive e dei vagoni. Le locomotive sono veicoli che, grazie a un apparato di trazione, trainano, appunto, su rotaie. Possono essere elettriche o a diesel. Nelle elettriche o locomotrici, i motori elettrici sono collegati direttamente alle ruote e alimentati da corrente elettrica. Nelle locomotive a diesel elettriche, invece, l'elettricità che aziona i motori elettrici è prodotta a bordo del veicolo stesso. Tipicamente, il treno si compone con una locomotiva e più carrozze. Questa composizione garantisce una migliore gestione dei guasti. Diversamente da quanto accade nel caso degli elettrotreni passeggeri a composizione bloccata. Il trasporto su treno ha numerosi vantaggi. È più economico, grazie alla limitata energia necessaria alla trazione, e soprattutto danneggia meno l'ambiente.